Il cuore ha una parte anteriore e una parte posteriore, l'abbiamo visto l'altra volta. Qua è la parte posteriore. Questo cuore è stato già aperto. Ok? Allora, la parte anteriore la riconosciamo perché, vedete, è presente questo solco, che è un solco che si trova tra la parte destra e la parte sinistra. Qua ci sono dei legamenti che tengono assieme le due parti del cuore, qua all'interno, ma durante lo sviluppo fetale queste due parti sono aperte, perciò si chiama foro di Bottallo, cioè passa, il sangue può passare dalla parte destra alla parte sinistra del cuore, solo finché siamo dentro la pancia della mamma. Poi prima di uscire dalla pancia della mamma il foro si tappa e assolutamente da lì in poi, nel momento in cui non abbiamo più un cordone ombelicale, perché il sangue viene ricambiato attraverso il cordone ombelicale durante la fase fetale, il cuore, diciamo, il sangue della parte destra e della parte sinistra non si devono mai mescolare. Mi sapete dire perché? Qualcuno? Come mai non si... parte destra e sinistra del cuore? Bravo, da una parte c'è l'ossigeno e dall'altra no, cioè da una parte c'è il sangue ossigenato che arriva dai polmoni e dall'altra invece c'è il sangue che arriva, esatto, il sangue che ritorna da tutto il corpo attraverso il circolo venoso. Allora, quindi non ci deve essere contatto tra le due parti. Allora, il cuore come vedete ha una forma a punta, qua abbiamo visto che ci sono, cosa ci sarà qua? Gli atri o i ventricoli? Ventricoli. Gli altri saranno così, Sì, eh? altri quindi. Va bene. Altro no, altro no. Poi, altra cosa da osservare. Qua vedete, va bene, il grasso. Vedete queste piccole venature che sono qua? Bravo, sono le coronarie. Sono arterie e vene che partono dall'aorta, proprio all'inizio dell'aorta, non siamo neanche quasi usciti dal cuore. E si divide, e nel senso ci sono proprio così sulla aorta questi due buchettini, da uno parte la coronaria destra e dall'altro parte la coronaria sinistra. E vanno a portare ossigeno a tutto questo muscolo, perché questo è tutto tessuto muscolare. A parte qua che c'è un po' di grasso, come vedete, una consistenza diversa. Allora, per un trombo, il trombo è quello che tappa. Vuol dire che questa parte qua non riceverà più sangue quindi muore e quindi quella parte di cuore muore. E quindi il cuore, esatto, il muore cuore fatica a pompare perché non c'è più questa parte qua. Più è grande questa parte, più il cuore comincia ad avere difficoltà a contrarsi. Più o meno ci sono anche delle cellule nervose, dei neuroni. Poi, vabbè, si diramano anche nelle altre parti del cuore. Questi neuroni cosa faranno, secondo voi? No, quelli non sono dei veri e propri neuroni. Quelli sono delle particolari cellule specializzate che si chiamano cellule pacemaker. Quindi ci sono delle cellule nervose che possono dire al cuore di contrarsi più velocemente o meno velocemente. Quando vi emozionate, che vedete la persona di cui siete innamorati, il cuore comincia a battere forte, giusto? Ecco, perché il vostro sistema nervoso manda degli impulsi al muscolo cardiaco dicendogli di battere più forte. La fase di sviluppo del cuore. Nel senso, durante le prime fasi embrionali ci sono, si vede nell'embrione, po poche cellule, e con poche cellule intendiamo comunque centinaia o migliaia di cellule, nel senso, localizzate in una zona dell'embrione. A un certo punto, da questo gruppo di cellule comincia una cellula con quella cellula. Quindi, cioè, quello che succede è che a un certo punto noi abbiamo un gruppo di cellule che cominciano a battere, a contrarsi all'unisono. Allora, questo è da lì, nel senso, questo prende vita al cuore nell'embrione. Nel nostro cuore, ancora oggi, abbiamo ovviamente delle cellule di questo tipo. Le cellule di questo tipo danno l'impulso di contrazione. Vedremo che ci sono dei buchi. Questi, cosa sono secondo te? Le vene soltanto? Vene, arterie, eh? Che differenza c'è tra vene e arterie? La sappiamo? Le arterie portano sangue in profondità e ossigeno. No,
Non è quella la sola differenza. Le arterie vanno in più profondità perché sono più delicate, le vene stanno più in superficie, ma la vera differenza è che le vene portano al cuore il sangue non ossigenato, invece le arterie mandano in circolo sangue ossigenato. Sempre? No, a parte nel caso dei polmoni, che è l'esatto contrario. Delle vene, delle arterie polmonari, qui è l'esatto contrario, perché la definizione di vena e arteria è semplicemente che quella del vaso che porta il sangue verso il cuore, nel caso della vena, o vaso che porta il sangue fuori dal cuore, nel caso dell'arteria. Ok? Allora, se questa... È già stato tagliato, hai detto. Però ora voglio capire. Io vorrei capire qual è la parte destra, qual è la parte sinistra di questo cuore. Come potrei fare... Vedendolo così vorrei capire qual è la parte destra e qual è la parte sinistra del cuore. No, c'è un altro modo per capirlo. Io magari non so bene come è rigirato questo cuore. Guardo le posizioni delle vene. C'è una differenza fondamentale tra il ventricolo sinistro e il ventricolo destro. Una più piccola. Bravo. Una è più muscolosa, la parete è molto più grande. Ora, se voi volete vedere questo, innanzitutto dall'alto si nota l'accesso delle vene, delle arterie alla parte, questa qua è la parte destra del cuore, e in particolare agli atri, ok? Sotto fino al ventricolo. Ok, quindi questa è la zona di passaggio lato il ventricolo. Allora, qua probabilmente faccio fatica a maneggiarlo. Qua probabilmente c'era la vena cava. No, si vede l'atrio. Eccolo, questo è l'atrio, vedete? No. Ah, c'è uno stacchino. Cioè, vedete questa cavità? Sì. Ah, sì, è questo che c'è qui, però. Questa cavità c'è, cioè, un passaggio, io ora ci metto il dito, ma il mio dito spunta. Ci metto lo stecchetto, perché lo stecchetto, questo qua ci sarebbe meglio avere uno stecchetto più largo, perché questo rischia di danneggiare il tessuto. Però, se vedete, c'è il passaggio, ok? Si alza pure qua, c'è. Perché qua c'è l'altra cavità che è il ventricolo, ok? Qua c'è il muscolo si contrae. Qui arrivano le vene polmonari e la vena, vediamo un attimino. Qua vedete, non le vene, le arterie, le vene polmonari che dovrebbero passare di qua. Purtroppo non ho tagliato. Ecco, va bene, una cavità è questa, ok? Una è questa. Poi dovrete cercare di scoprire, eccoli qua. Eccola lì. Questa è un'altra che arriva direttamente qua. E come faccio? Passando da questo buco, io vedo che direttamente il mio stecchino arriva al ventricolo senza passare dall'atrio. Allora che cosa potranno mai essere questo buco, questo buco qua che si vede qua fuori? No, arriva direttamente al ventricolo. Ah, sì, l'aorta. Cos'è che, quali sono le vene della parte destra? Arterie. Le vene polmonari. Le arterie polmonari. Allora, perché il sangue dal ventricolo viene spinto su ai polmoni, ok? Allora, qua invece, se io passo di qua da quest'altra cavità, vediamo un po' questa invece nell'atrio ci finisce. E quindi probabilmente è, nel senso, è una vena che arriva al... Questa probabilmente è la vena cava. Allora, cosa vi faccio notare? Le valvole. Ci sono delle valvole, qua si vede bene. Vedete, questa è la valvola. Guardate, ci sono quelle tra l'atrio e il ventricolo.
l'accetti. Allora, questi sono dei, vedete che sono dei, è una specie di membrana la valvola, che è legata a questi filamenti, vedete questi filamenti, queste corde, questo direttamente qua nel muscolo del ventricolo, va bene? Sì. Ok, allora questa è una valvola, dall'altra parte dovrebbe essercene un'altra, in base a come è stato tagliato il cuore. La differenza, che altro vi faccio vedere, questa serie di legamenti che favoriscono la contrazione, qua dal, quindi il sangue dall'atrio destro passa al ventricolo destro e viene pompato via attraverso le arterie polmonari verso i polmoni. Quello che si chiama il piccolo circolo è quello che va dal cuore ai polmoni e dai polmoni ritorna al cuore. Questo si chiama piccolo circolo. Invece il circolo che porta il sangue da tutto il resto del corpo al cuore e dal cuore a tutto il resto del corpo si chiama grande circolo. Ok? Sì. Allora, quindi il sangue poi, una volta ossigenato dai polmoni, ritorna nel cuore. Dove ritorna? Ritorna nella parte, questa volta nella parte sinistra del cuore. La parte sinistra ha un atrio, qua non si riesce a vedere, è qua sotto, è più piccolo. E questo è il ventricolo sinistro. Allora, è più difficile individuare le cavità nella parte sinistra del cuore, perché nella parte sinistra del cuore la parete è molto più spessa, quindi le cavità sono anche più piccole, mentre nella parte destra del cuore la parete è più sottile, ma, le cavità sono più grandi, ok? Il muscolo, vedete com'è spesso? Sì. Questo muscolo deve battere per tutta la vita dell'essere umano o dell'animale, se stiamo considerando adesso, in questo caso, l'animale. A questo punto io vi direi più o meno le cose da individuare sono queste. Allora, un modo per vedere la differenza di spessore tra atrio e ventricolo è quella di tagliare la parte, guardate qua come si vede bene la... Allora, è quella di tagliare la parte in basso del cuore. Allora, vedete tra le varie parti la differenza di spessore? Sì. Qua si riesce a percepire molto meglio. Se voi fate un taglio potete a una certa altezza, ora io non ho tagliato, nel senso tagliare è già tagliato, quindi quello che vi chiederei è di fare nel senso più o meno una stima della differenza che c'è fra lo spessore del ventricolo sinistro e lo spessore del ventricolo destro, ok? C'è una proporzione abbastanza precisa, vediamo se riuscite a calcolarla, ok?